Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Io vorrei chiudere questa puntata con due giovani che hanno sicuramente più di noi uno sguardo proiettato verso il futuro, anche se stanno l'uno opposto alla barricata dell'altro. Francesco Giubilei è presidente di Nazione Futura, nonché consigliere del ministro Sangiuliano. Chloe Bertini è un attivista di ultima generazione, quel movimento che ha fatto dell'imbrattamento delle opere d'arte un strumento per sensibilizzare l'opinione pubblica ai disastri del cambiamento del clima. Anche oggi Ultima Generazione ha provato a fare un blitz contro il Palazzo del Senato e qualche militante, prima di essere bloccato, ha riversato del fango. Lo stiamo vedendo in questo momento, del fango contro gli ingressi. Chloe Bertini, voglio partire da lei. In un momento come questo non ha più senso, anziché gettare del fango contro i palazzi delle istituzioni, impegnarsi in prima persona a togliere il fango, togliere l'acqua da quelle terre così piegate? Beh, noi quello che stiamo chiedendo è una richiesta molto semplice: stiamo chiedendo al governo di interrompere i sussidi ai combustibili fossili. Non stiamo cercando di sensibilizzare la classe politica o la popolazione, stiamo chiedendo qualcosa di concreto che possa andare a ridurre quelle che sono le cause all'origine di questi eventi estremi. Poi andare a mostrare solidarietà, questo è un atto civile che è assolutamente valido, ma è un'altra storia, no? Non è una cosa da pubblicare o da farci politica. Si tratta adesso di un governo che non sta facendo il proprio lavoro per tutelare le famiglie italiane. Ci sono 3 milioni di famiglie italiane che vivono in zone a rischio di dissesto idrogeologico. E chiedo a Giubilei, cosa gli dice a queste persone? Che quando succederà un'altra strage del genere voi andrete lì ad aiutare a riassestare la situazione, oppure che si farà qualcosa prima? Perché gestire un paese, per come lo comprendo io, significa analizzarne le minacce. In questo momento la crisi climatica e gli eventi climatici estremi sono una minaccia enorme per gli italiani. Analizzare le minacce e andare a mitigarne le minacce, l'attività del... Abbiamo poco tempo e vorrei, visto che state dimostrando un atteggiamento civile, potervi incalzare con domande puntuali. Giubilei, questi ragazzi di Ultima Generazione dicono: noi siamo il termometro, è inutile che ve la prendiate contro il termometro, bisogna occuparsi del malato, che in questo caso è il nostro territorio, il nostro clima. Vorrei partire da quanto è accaduto questa mattina al Senato, dove alcuni attivisti di Ultima Generazione hanno compiuto un gesto profondamente irrispettoso. Irrispettoso anzitutto nei confronti delle istituzioni, essendo il Senato della Repubblica, essendo il Presidente del Senato rappresentante di tutti gli italiani, seconda carica dello Stato. E irrispettoso anche e soprattutto nei confronti dei tanti romagnoli che proprio in queste ore sono costretti a spalare il fango che a causa di un evento tragico come l'alluvione ha colpito migliaia di persone. Questi attivisti decidono di andare sotto il Senato gettandosi del fango addosso ed è un'immagine veramente brutta nei confronti di tanti romagnoli che sono in prima linea. Dopodiché è evidente che bisogna cercare di risolvere il problema del dissesto idrogeologico. Ci sono due modalità per farlo brevemente. La prima modalità è intervenire sulla prevenzione. Dobbiamo aumentare gli investimenti in tema di prevenzione, dobbiamo curare gli argini, ma in secondo luogo bisogna cercare di fare delle opere che molto spesso l'ambientalismo nel no a tutti, rappresentato da Ultima Generazione, Fridays for Future, Extinction Rebellion e quant'altri, che blocca le dighe, blocca le grandi opere, blocca le vasche di laminazione, che invece in questo momento sono necessarie per evitare che si ripetano delle tragedie come quella di questi giorni. Allora, Chloe Bertini, ha sentito, cattivo gusto utilizzare il fango quando ci sono persone che sono travolte, immerse nel fango e 14 sono persino morte, e soprattutto basta con i no, perché è proprio il no a certe opere che poi determinano catastrofi come quelle che abbiamo visto. No, l'unico no che stiamo portando è quello ad utilizzare i soldi degli italiani, i soldi stessi dell'Emilio Romagnoli che in questo momento stanno vivendo questa strage, per finanziare le industrie fossili, perché è quello che sta succedendo in questo momento. Vi rendete conto? Cioè, questa è una mancanza di rispetto per gli italiani. Se davvero lì si andasse a rappresentare gli italiani, non si utilizzerebbero i soldi pubblici per finanziare le industrie fossili. Cioè, questa è un'assurdità, no? Ma non sai, no? Di cosa parli, invece, ma non è così. Invece come no? Ma non è così, ma lo sai cosa succede se noi togliessimo domattina i sussidi? Uno per volta, possiamo mantenere un clima civile nel nostro confronto anche asprissimo. Chloe? Secondo gli accordi di Glasgow, della COP26, l'Italia doveva interrompere i sussidi pubblici a
i fossili entro la fine del 2022. Questo non è successo. Cosa scuote la testa? Allora, se non lo sai, ma lo sai perché non è successo, però. Allora, certo. La questione però, al di là dei singoli accordi, è, Giubilei, la sensazione che questo governo sia un po' recalcitrante rispetto anche agli impegni presi in ambito di Green New Deal e riconversione ambientalmente sostenibile impostata dall'Unione Europea. No, vorrei fare un passaggio sul tema dei sussidi ai combustibili fossili. Se domattina lo Stato italiano toglie i sussidi ai combustibili fossili, c'è un aumento per tutti i cittadini e per tutte le aziende esponenziale, inimmaginabile, dei costi e conseguentemente quindi delle tasse indirette in un momento già difficile per tanti italiani, essendoci un'inflazione galoppante. Che cosa significherebbe? Significherebbe che il costo dell'energia schizzerebbe, aumenterebbe ancora di più, i prodotti costerebbero molto di più e chi andrebbe ad essere colpito andrebbe ad essere colpito ancora una volta i ceti più deboli. Quindi non è questa la soluzione. La soluzione è cercare di favorire, ora lasciami finire tu, è cercare di favorire delle politiche energetiche che vadano incontro al cosiddetto mix energetico, che unisce le rinnovabili, che vanno senza dubbio aumentate, ma al tempo stesso tiene in considerazione l'importanza allora, di alcune fonti energetiche tradizionali. Allora, Chloe Bertini, con l'idealismo rischiamo di affamare la povera gente, perché va alle stelle il carburante, vanno alle stelle i beni di prima necessità. Assolutamente no, durante la crisi energetica, durante la guerra, ci sono le industrie, le aziende come Eni che hanno fatto dei profitti, che hanno triplicato i loro profitti. Quindi perché non usare gli extra profitti per permettere di fare questa transizione e invece usare i soldi pubblici, perché sono soldi dei cittadini, perché non usare i soldi pubblici per mettere in sicurezza le famiglie che sono in queste zone a rischio, oppure per rinnovare la rete idrica, visto che prendiamo 40% dell'acqua e ci sono altre zone in questo stesso momento che stanno soffrendo. Rapidamente, perfetto. Giubilei, piuttosto per noi. Non impoverire i ceti meno abbienti, basta prendere i soldi da chi ha fatto tanto profitto. Rapidissimo, no, intanto, con un tweet. Intanto noto che c'è molta confusione. Prima si parlava dei sussidi ai combustibili fossili, adesso si parla degli extra profitti, che sono due cose totalmente diverse. Dopodiché gli extra profitti si inseriscono all'interno di una dinamica di mercato, per cui bisogna cercare di trovare degli accordi anche con le grandi aziende. Ma se noi diciamo di aumentare gli extra profitti, che cosa succede? Succede semplicemente che le grandi aziende vanno ad aumentare i prezzi, vanno ad aumentare i prezzi dei carburanti, vanno ad aumentare il prezzo dell'energia e ancora una volta ne risponde il cittadino. Quindi bisogna senza dubbio sedersi a tavola, al tavolino con le grandi aziende per cercare di trovare delle soluzioni, però la tassazione degli extra profitti non è la panacea di tutti i mali, perché ha dei problemi peraltro anche di carattere costituzionale che dovrebbero conoscere. Vi devo fermare perché il tempo corre, ma vi ringrazio per non solo l'incisività delle risposte ma anche per il clima civile che avete dimostrato in questo confronto molto aspro. Grazie Francesco Giubilei e Chloe Bertini. Corriamo in pubblicità.